quanto pesa? Entrano tutti in scena? Se ti fai sì, un po' più dietro, siamo tutti quanti. Chef Seblasio, saluti, auguri, ben trovati. Abbiamo qui con noi la redattrice di La Cucina Italiana, mi chiamo Sara Tieni, e commento ecco questa splendida location sulla spiaggia che è stata segnalata tra i 100 migliori beach club italiani nel numero di luglio del nostro giornale. Qui abbiamo assaporato con anche lo chef delle tipicità, tra cui i spaghetti alla Milano, eseguiti magistralmente, e una splendida mozzarella di bufala campana adagiata sul letto di pan biscotto bagnato in un'altra eccellenza chef, comunque questo pomodoro che è una star. Il pomodoro utilizziamo un batterino. Noi facciamo praticamente, siamo partiti da una ricetta classica che è quella dell'acqua sale, e condiamo questo pan biscotto al finocchietto con pomodori, olive, capperi, acciughe, un po' di cipolla. Ma non un pomodoro qualsiasi? È un pomodoro latterino. Un pomodoro latterino di Corbara, possiamo dirlo? Sì. La fiaschetta di Corbara, ciliegi, che è, nasce su territorio calcare ed è un po' più dolce di gli altri pomodori della Piana del Sarno, perché è indenne da quei minerali eruttati dal Vesuvio e quindi rimane terricolo, diciamo così, dolce, datterino appunto. Ma soprattutto, posso aggiungere, ci permette di introdurre una tematica sostenibile della cucina dello chef, quindi l'utilizzo dell'acqua salata. Come dicevamo con lo chef, le risorse idriche sono sempre più limitate, quindi lo chef lavora sulle erbe di mare, cioè le erbe che crescono in prossimità delle coste, che non hanno bisogno di un grande apporto idrico, spesso sono spontanee, e il concetto dell'acqua salata come ingrediente rientra spesso nel suo meraviglioso percorso ed è molto interessante, molto contemporaneo, pur nella semplicità apparente di questi piatti che hanno una grande maestria con sé. Una nota di chiusura su questa frittura che è di una semplicità e di un'eleganza incredibile, questi piccoli gamberetti aromatizzati al bergamotto, quindi ci portano al centro di una cultura mediterranea e anche fanno sbirciare a quello che è il fine dining dello chef che vi invitiamo a provare. Sara, non pensi che la tua fantasia voli un po' troppo da essere un Walt Disney della situazione? Perché col bergamotto i Monzù dell'antico e del vecchio Borbone Ferdinando IV ci condivano il babà, è vero chef? Ma lo chef ha una visione contemporanea, riesce a tradurre quello che è veramente una cultura sterminata in questa terra attraverso la sua tecnica. Ricordiamo che lui ha un percorso internazionale, ma un forte legame con le sue origini che abbiamo il piacere di degustare qui e di avere declinato dal modo più casual a quello della cucina quarta. Entriamo sì in costume da bagno, ma andiamo a tavola gourmet con piatti di eccellenza. I nostri auguri e i nostri complimenti. Grazie mille.